Dal Vangelo secondo Giovanni. Allora Pilato lo fece prendere e flagellare. I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei», e gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro: «Ecco l'uomo». La coronazione di spine alla quale Gesù viene sottoposto è una sorta di burla, è una sorta di presa in giro molto dolorosa che gli viene inflitta. Non fa parte della pena, non fa parte della pena per la condanna che aveva ricevuto, non fa parte delle pene che utilizzava l'impero romano. È una sorta di burla perché? Perché lui che si era fatto re dai soldati viene incoronato con una corona. E allora quasi a essere preso in giro gli viene posta sul capo questa corona che somiglia più in realtà a un casco fatto intrecciando degli arbusti con delle spine molto dolorose, le quali intrecciando questo casco vengono poste sul capo di Gesù con queste spine che gli vengono conficcate nella testa. Considerate che la nostra testa nel nostro corpo è la parte del corpo più irrorata di sangue, dove c'è il maggior numero di vasi sanguigni e il maggior numero di terminazioni nervose. Ecco che si capisce subito il grande dolore che ha provato Gesù attraverso la coronazione di spine. La gran quantità di sangue che ha causato come fuoriuscita la coronazione di spine e il grande dolore che gli ha causato. E questa burla di colui che viene preso in giro come se fosse un re, gli viene posta una corona sul capo, diventa per noi occasione per riflettere sulla nostra mente, sul nostro capo, sulla nostra testa, in un cammino che faremo insieme proprio partendo da questo. Il primo passo che però vogliamo fare insieme è proprio chiedermi: cosa c'è nella mia testa? La domanda non la pongo per capire se c'è o non c'è vita nelle nostre teste, come la famosa pubblicità della gocciolina di acqua, no? Se c'è qualcosa nella nostra testa. La domanda è molto più profonda. Perché? Perché la nostra testa quotidianamente ruotano migliaia di pensieri, milioni di pensieri che vanno a letto con noi e si svegliano con noi. Ci addormentiamo pensando e ci svegliamo pensando. Ci addormentiamo pensando a tante cose, molto spesso, nella maggior parte dei casi, non positive, e ci svegliamo continuando a pensare a queste cose. Alcuni se le sognano anche la notte. La nostra testa è come un frullatore che continuamente è in azione, è in movimento, e che si fa fatica a fermare. Anche adesso, mentre ascoltate, la vostra testa pensa a qualcosa. E probabilmente non pensa alle mie parole, o meglio, cerca e lotta per concentrarsi su quello che stai ascoltando, ma in realtà è una lotta. Perché? Perché tende a pensare a qualcos'altro, a ciò che ti sei dimenticato di fare, a ciò che devi fare domani, a come organizzare la giornata di domani, alle preoccupazioni che hai, a tutto quello che in questo momento ti turba. E quindi tu provi a concentrarti su ciò che stai ascoltando, lottando per fermare la tua mente che intanto viaggia, cammina in movimento. È difficile riuscire a fermare la nostra mente. È ciò che soffre di un attivismo esagerato, che fa fatica a fermarsi. Quando nella prima catechesi vi ho invitato a vivere la preghiera piuttosto che fare sempre preghiere, il problema lì si pone nel momento in cui ci provo. Perché? Perché se provo a stare fermo, in silenzio, ad ascoltare Dio che mi parla, il problema diventa la mia testa, che comincia a viaggiare con pensieri di qualsiasi tipo,
Tutte le volte che provi a pregare, nella tua testa comincia a venirti in mente tutto ciò che devi fare, che non hai fatto, tutta una serie di pensieri ti vengono in mente, con il tentativo di distrarti dalla preghiera. È un po' come quando c'è un mare agitato e, anche se il vento smette, prima che il mare si calmi ci vuole un po'. E noi siamo un po' allo stesso modo, ci fermiamo, però il mare nella nostra mente continua a essere parecchio in movimento e ha bisogno di tempo prima di fermarsi. Se noi questo tempo ce lo prendiamo, perché ad esempio molti di noi fanno come colei che viene rimproverata da Gesù nel Vangelo di Giovanni, ovvero Marta, nel famoso brano di Marta e Maria, in cui Marta ha ricevuto a casa Gesù per la cena e si sta preoccupando di cucinare, di preparare ogni cosa per far sì che l'arrivo di Gesù per cena sia accolto nel migliore dei modi e lei possa fare bella figura. E quindi è presa da un attivismo esagerato, e mentre lei è presa da questo attivismo esagerato e fa un milione di cose per preparare tutto al meglio per accogliere Gesù, la sorella Maria non l'aiuta e se ne sta seduta ad ascoltare il maestro. Quindi due sorelle, una lavora continuamente, l'altra seduta ad ascoltare Gesù che parla. E quando poi arriva il momento che Marta dice: ma Gesù, gli vuoi dire a mia sorella di darmi una mano? E lì succede il paradosso, perché? Perché Gesù non solo non lo fa, ma rimprovera Marta anziché rimproverare Maria. Rimprovera quella che sta lavorando anziché rimproverare quella che non sta facendo nulla. E sembra davvero paradossale tutto questo. Perché però? Perché nel rapporto con Gesù è lo stare e non il fare che fa la differenza. Nel rapporto con Gesù è dallo stare che nasce il fare. Quante cose facciamo in nome di Gesù, ma nascono da uno stare con Gesù? Posso persino essere un sacerdote bravissimo che fa tantissime cose, ma non è detto che tutto questo nasca da uno stare con Gesù. Posso essere un catechista bravissimo che fa tantissime cose, un volontario in parrocchia che fa tantissime cose nel nome di Cristo. Posso essere un padre, una madre di famiglia, un uomo impegnato nella società che fa tantissime cose in virtù dei propri valori cristiani, ma tutto questo non è detto che nasca da uno stare con Gesù. Perché la differenza lo fa lo stare con Gesù. Se dallo stare con Gesù nasce ciò che faccio, allora Gesù premia, Gesù benedice tutto questo. Marta sta facendo tanto per Gesù, ma non riesce a stare con Lui. Non riesce a fermarsi, non riesce a stare lì con Lui. E vi assicuro che è molto più difficile stare, domani ci sarà giovedì, domani come in tante chiese la giornata è dedicata all'adorazione eucaristica, è dedicata all'eucaristia. In ogni caso, in ogni giorno della nostra vita in chiesa, nei tabernacoli c'è l'eucaristia. Com'è difficile stare un quarto d'ora, 20 minuti, un'ora dinanzi all'eucaristia in adorazione, in silenzio, senza un libretto da leggere, senza qualcosa da fare. Anche quando stiamo con Gesù, noi cerchiamo qualcosa da fare, spesso facciamo il rosario. Pensate se tu stai con tuo marito e mentre dici: oh, mi prendo mezz'ora per stare con mio marito, ce l'hai seduto davanti e mentre lui ti sta seduto davanti tu ti preghi il rosario. Penso che, a parte che tuo marito avrebbe qualcosa da ridire, che non è proprio uno stare, perché in realtà stiamo insieme ma io sto facendo qualcosa che mi sembra giusto, santo, un rosario più santo di così,
Ma c'è il tempo per fare, c'è il tempo per stare. Dice il libro del Coelet, c'è un tempo per ogni cosa. E quando il nostro fare nel nome di Cristo non nasce da uno stare, si svuota di significato. Se le mie parole che ascoltate non nascessero da una preghiera, da una meditazione, da un tempo che mi sono preso prima di ascoltare queste parole, mentre le stai ascoltando per stare con Gesù, sarebbero comunque vuote di significato. Ecco perché riguardo all'attivismo dei nostri pensieri, della nostra mente, del nostro fare, Gesù rimprovera Marta e loda Maria, che ai nostri occhi è la fannullona, invece è colei che si è scelta la parte migliore. La parte migliore è lo stare. Quella è la parte migliore. Che Maria si è scelta e nessuno gli leverà. Riguardo ai pensieri facciamo un altro passo andando a riprendere la storia di Giobbe di ieri. A Giobbe, dopo che il male di ogni tipo si è abbattuto sulla sua vita, sulla sua casa, sui suoi figli, su tutto ciò che possedeva, succede un'altra sfiga, che non è quella che si ammala, ma che ha degli amici, Giobbe, che io non auguro a nessuno. Perché? Perché gli vanno a fare visita e si fermano con lui per circa 40 capitoli del libro di Giobbe. Non avevano nulla da fare. E passano tutti questi capitoli a cercare di far ammettere a Giobbe una verità che Giobbe non ammette. Quale? Ci accomuna tutti. Se ti è successa questa cosa brutta, te la sei meritata. Hai fatto qualcosa di cattivo per la quale ti sei meritato tutto ciò che ti è successo. E Giobbe ha voglia di dire non è vero. Insistono talmente tanto che a un certo punto prima Giobbe gli viene pure il dubbio, poi Giobbe si arrabbia, ma loro insistono. No, ma se ti è successo tutto questo è perché qualcosa hai fatto. Fai tanto il santarellino, Giobbe. Fai tanto l'uomo di Dio, bravo, giusto, buono, tutto quanto, ma chissà che combini sotto sotto, altrimenti non ti sarebbe successo tutto questo. E Giobbe nella sua mente deve lottare con tutti questi pensieri. Deve lottare con i pensieri che riguardano l'idea, l'immagine di Dio che lui ha. Se il male che ho nella vita, che accade nella mia vita, è conseguenza del mio peccato e allora me lo sono meritato, è la giusta pena per le mie azioni oppure no? Deve lottare con tutti questi pensieri che ci accomunano tutti quanti. Che non vuol dire avere sempre una risposta al perché del male. Io non ho sempre una risposta al perché del male. A volte noi non abbiamo risposta al perché del male nel mondo, nella nostra vita, in ciò che ci circonda. A volte noi una risposta non ce l'abbiamo a questa domanda. Ma di sicuro la risposta è sbagliata, è che è conseguenza del peccato dell'uomo. Perché se è conseguenza del peccato dell'uomo, ne esce fuori un pensiero nella tua mente di Dio cattivo, che ripaga il male con altro male. E dov'è il perdono di Dio? Dov'è la misericordia di Dio? Ciò scandalizza. Perché? Perché secondo noi contraddice l'idea della giustizia di Dio. Perché secondo noi essere giusto vuol dire che il male viene ricambiato con altro male. Lì è la giustizia. Come il bene viene ricambiato con altro bene. Ma è un'idea di un Dio giudice umana, secondo quella che l'Antico Testamento chiama giustizia retributiva, la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Dio è andato avanti, noi siamo rimasti lì. L'occhio per occhio, dente per dente, noi lo applichiamo tuttora a Dio perché è il modo con il quale viviamo. Mentre Dio è andato avanti,
dove è arrivato Dio? L'uomo, dice San Pietro nella sua lettera, era meritevole di condanna, era meritevole di male. Il peccato degli uomini era grande e per questo peccato gli uomini meritavano il male. Ma Dio ha scelto di non agire così. Come ha scelto di agire Dio? Il Figlio si è caricato su di sé il peccato degli uomini, portandolo con sé sul legno della croce, in quel sangue nel quale il peccato è stato perdonato. Ecco che allora la giustizia retributiva dell'occhio per occhio, dente per dente in Dio non c'è più. È superata questa immagine di Dio. Da un Dio che il peccato, il male che gli uomini meritavano, lo ha caricato su di sé. L'unico giusto, l'unico innocente, ha preferito morire piuttosto che condannare a morte tutti quanti noi. Questa è l'immagine di Dio che scandalizza, e questa è la giustizia di Dio che scandalizza. E se non fosse così, il buon ladrone, che come dicono i padri della Chiesa si è rubato il paradiso, ma come avrebbe fatto? Certo, fare come il buon ladrone è pericoloso, perché il buon ladrone lo sapeva che stava per morire, stava lì in croce. Molti di noi, molti uomini soprattutto, dicono: aspetto la fine per confessarmi. Problema qual è? Che poi molto spesso, quando aspetti la fine, quando il prete lo chiamano per venirti a dare la benedizione, l'assoluzione e l'unzione degli infermi, lo chiamano talmente tardi che tu già sei morto. Ecco, quello potrebbe essere un problema. Il non conoscere né l'ora e il giorno nel quale il Signore ci chiamerà a sé. Ecco perché il prepararsi è anche il vivere nella serenità della grazia di Dio, per la quale poter ogni sera andare a addormentarsi e dire: Signore, se mi doni un nuovo giorno sono felicissimo, se mi chiami questa notte sono pronto. È molto bello poter vivere in quest'ottica. Ancora riguardo alla coronazione di spine, riguardo ciò che c'è nella nostra mente, perché con voi adesso voglio affrontare un argomento molto delicato, perché dice la Scrittura giustamente che noi siamo coronati da un capo, secondo quella che San Paolo utilizza come immagine del corpo. San Paolo, quando prova a parlare della Chiesa, utilizza l'immagine del corpo, in cui Cristo è il capo, la testa, e noi siamo le membra. E dice San Paolo: questo capo, che è Cristo, è coronato di una corona di spine. Quindi Gesù ha deciso di essere un re coronato da una corona di spine, segno di cosa? Dell'umiltà di Gesù. In effetti l'inno ai Filippesi dice: colui che era, che aveva ogni cosa, ha preferito svuotarsi, ha preferito lasciare ogni cosa, scegliere un'umiltà grande. Colui che era Dio rinuncia alla condizione di Dio per andare incontro agli uomini, mostrando un modello di umiltà grandissimo, e offre a noi occasione per riflettere su cosa, su cos'è vera umiltà e cos'è falsa umiltà, perché non tutto è davvero umiltà. C'è una vera umiltà e c'è una falsa umiltà. Qual è la falsa umiltà? La falsa umiltà è la negazione del proprio valore, innanzitutto. Quando io penso di essere umile dicendo: ma io non sono bravo a fare nulla, ma io è tutto merito di Dio quello che so fare, ma io non so niente. Io, se non ci fosse Dio nella mia vita, io non sarei capace di nulla, è tutta opera di Dio.
Questa è falsa umiltà. Perché? Perché chi fa così, svilendo se stesso, buttando giù se stesso, usando frasi e parole di questo tipo, vuole a tutti i costi dare un'immagine di sé che solitamente non corrisponde a verità. L'uomo davvero umile riesce a dare un giusto valore alla sua persona. L'uomo davvero umile riconosce serenamente le sue capacità. Riconoscere le proprie capacità, saper dire in questo sono bravo, questa cosa mi riesce bene, ho questi talenti, ho queste capacità, non è orgoglio, non è superbia. Mentre noi pensiamo che sia così. Perché? Perché il talento dell'altro a noi dà fastidio. Sentire dire a qualcun altro che ammette serenamente il suo valore a noi dà fastidio. Perché? Perché ci genera invidia. Soprattutto chi ha una bassa autostima o chi non ha stima di sé fa fatica ad accettare l'altro che invece, avendo stima di sé, ammette serenamente le cose in cui è capace, ammettendo allo stesso tempo i propri limiti. Ma la nostra falsa umiltà ci porta a invidiare colui che è sereno nel dire: il Signore mi ha dato dei talenti, anche perché, secondo la parabola dei talenti del Vangelo di Matteo, tutti ne abbiamo ricevuti, in misura diversa, ma tutti ne abbiamo ricevuti. E allora perché dovrebbe essere umiltà dire: no, a me Dio non ha dato talenti, io sono, non ho capacità, anziché dire: a me Dio ha dato 5 talenti, a me Dio ha dato 3 talenti e io ogni giorno provo a metterli in gioco. Non è falsa umiltà, è ammettere serenamente ciò che Dio mi ha donato. Ecco che allora la parabola dei talenti ci dice molto di cos'è vera umiltà e di cos'è falsa umiltà. E che la falsa umiltà non sta nel denigrare se stesso, nel buttare giù se stesso, nel non riconoscere il proprio valore, la propria stima. Anche perché è una menzogna. Dice la Scrittura: se tu vali il sangue di Cristo, tu vali la morte di Dio. Dio muore per te. E mentre Dio muore per te per mostrarti quanto vale ai suoi occhi, tu cosa rispondi umilmente? Noi, ma io non valgo nulla. Io non merito, Dio, che tu muori per me. E dovrebbe essere umiltà questa. La vera umiltà è dire: no, Dio, tu muori per me perché io voglio andare in paradiso. Io ti ringrazio che stai salendo per me su quella croce, perché mi apri le porte del paradiso. Ed è vero, onesto, tutto questo. Un altro passaggio sulla vera umiltà e la falsa umiltà. L'uomo davvero umile, la donna davvero umile, riesce ad accogliere, ad accettare di avere dei lati positivi e dei lati negativi, di avere delle zone di luce e di zone di ombra, di essere capace di peccato ma di essere capace anche di bene, di essere ugualmente capace con il suo agire del male e del bene, che è la verità di ciascuno di noi. Tutti quanti noi siamo capaci di essere buoni o cattivi, fare il bene o fare il male, nell'arco della nostra vita, nell'arco delle nostre settimane, nell'arco della stessa giornata. Oggi stesso, tu che ascolti, avrai fatto delle azioni buone e delle azioni cattive. Avrai fatto del bene e avrai fatto del male. La vera umiltà è riuscire ad ammettere questo, accogliere le proprie ombre, accogliere il proprio bene e il proprio male, accettarlo serenamente, ammettere serenamente che è così.
e imparare ad amare tutto questo, che è una imperfezione nostra, il fatto che non siamo perfetti. Chi non vive una vera umiltà cosa fa? Viaggia tra due estremi. O vede solo il proprio male, la propria ombra, le proprie tenebre, o vede solo la propria luce. Fa fatica a tenere insieme entrambe le cose. E allora, soprattutto chi si sforza di essere un buon cristiano, cosa fa? Viaggia e passa da periodi in cui si sente il più grande santo e in cui si sente il peggiore peccatore del mondo. Perché fa fatica a tenere insieme le due cose che tu, nell'arco della tua stessa giornata, hai sganci di santità elevatissima e picchi di peccato bassissimi. E che l'uno non esclude l'altro. San Pietro è la pietra sulla quale viene fondata la Chiesa, il primo Papa, ma è anche l'uomo che Gesù lo ha rinnegato 3 volte. L'uno non esclude l'altro. Nell'arco della stessa notte nella quale viene arrestato, Pietro è colui che dice a Gesù: «Maestro, non ti accadrà mai che ti arresteranno e ti uccideranno, io lo impedirò». E a distanza di poche ore è colui che per 3 volte dirà: «Io non lo conosco», nella stessa notte. Come un giovane che nella stessa notte può essere capace di prendere in giro, trattar male, condurre a ubriacarsi o a affumare un proprio amico, e poi mentre torna a casa trova una macchina che ha fatto un incidente e si ferma ad aiutarlo. Ed entrambe le cose magari accadono nella stessa notte. Come magari tu hai appena finito di litigare con tua moglie, l'hai insultata, ti arriva una telefonata, un tuo amico ti dice: «Ho bisogno di aiuto, vieni subito», lasci tutto e vai ad aiutarlo. E sei la stessa persona. Non sono 2 persone diverse, sei la stessa persona. E il passaggio sulla vera umiltà si fa nell'imparare ad amare se stessi mentre vivi la verità di te, che sei un santo e un peccatore, che sei buono e che sei cattivo. L'amore nasce dall'amore verso se stessi. Chi non è capace di amarsi non è capace di amare gli altri. E lo dice il Vangelo. Capitolo 22 del Vangelo di Matteo, al versetto 39. Ama il prossimo tuo come ami te stesso. Quindi, l'origine dell'amore verso il prossimo è l'origine dell'amor di sé. Chi non si sa amare, chi non si sa prendere cura di sé, chi non è capace di prendersi cura di sé, si sforza di amare gli altri, ci prova, ma fa una fatica tremenda. L'amore verso gli altri nasce dall'amore di sé. Se io non riesco ad amare me stesso, o non riesco o faccio fatica ad amare gli altri. Spesso noi pensiamo che la causa dei nostri problemi, del nostro nervosismo, del nostro stress, della nostra ansia, del nostro aver sempre da borbottare, sia di qualcun altro. E che quindi di turno sia del collega, del parente, del coniuge, del figlio, che ci sia sempre qualcuno che sia la causa del nostro star male. Spesso è una menzogna, perché mi dovrei chiedere: ma non è forse il problema che io sto male con me stesso? E scarico questo male che ho con me sugli altri.
Siccome non riesco ad amarmi, faccio fatica ad amare gli altri. Amarsi da dove parte? Dall'accettazione della nostra verità, dei nostri pregi e dei nostri difetti. Ama i tuoi limiti, dei quali ti vergogni. Inizia da lì. Ama i tuoi difetti, ama il tuo peccato. Può sembrare paradossale, ma amalo. È la parte più debole e vulnerabile che hai e ha bisogno di essere da te amata, non condannata e giudicata. Ama ciò di cui ti vergogni, perché sei sempre tu. È una parte di te, anche quella. Ama i tuoi momenti di buio, il tuo vuoto interiore. Ama le ombre che ti porti dentro, le tue paure, i tuoi fantasmi. Ama tutto questo. Accoglilo, prenditi cura, accettalo. Impara a vivere serenamente con tutta questa parte di te che sei tu, che fai fatica ad accettare, ad accogliere, ma che sei tu. E in questo troverai la capacità di amare il buio dell'altro, di amare il limite dell'altro, di amare la fragilità altrui. Vedendola al contrario, se mi dà fastidio l'errore dell'altro, se mi dà fastidio continuamente il difetto dell'altro, se mi dà fastidio la debolezza dell'altro, è perché forse dà fastidio innanzitutto a me il mio limite, la mia debolezza, il mio male. Faccio fatica a viverci serenamente. Un altro errore che spesso facciamo, il pensiero che quando avrò superato i miei difetti, quando avrò superato i miei limiti, quando avrò superato il mio peccato, allora a quel punto potrò amarmi. E quindi procrastino, rimando a un futuro prossimo nel quale io avrò superato la parte debole, buia, negativa che c'è in me per potermi amare. Perché? Perché noi vogliamo amare la perfezione. E allora, siccome voglio amare la perfezione, quando sarò perfetto, allora potrò amarmi. Quando mi guarderò allo specchio e mi piacerò, il mio corpo sarà come io lo desidero, il mio carattere sarà come io lo desidero, la mia mente, la mia intelligenza, io sarò come mi desidero, allora potrò amarmi. Chi si inserisce in questa dinamica rimanda a un mai l'amarsi. Rimanda al mai l'amarsi. Perché non arriverà mai il giorno in cui questa perfezione la vivrai. Mentre, se io inizio ad amarmi così come sono, stasera guardati allo specchio, inizia ad amarti così come sei, con i tuoi limiti, i tuoi difetti, caratteriali e fisici. Con i tuoi peccati, quelle cose che quando guardi i tuoi occhi sono ombre delle quali ti vergogni. Comincia ad amarti così come sei. E allora ti scoprirai capace di amare l'altro. Un'ultima dinamica che appartiene alla vera e alla falsa umiltà è la dinamica del ringraziamento, del saper dire grazie. La vera umiltà non è
mettersi in ginocchio a pregare, a supplicare, a chiedere. Non sempre quella è vera umiltà. Ma la vera umiltà è, dopo aver supplicato, tornare a rendere grazie. Il tornare a dire grazie, il saper dire grazie, quello appartiene a una persona davvero umile. Chi è capace di dire grazie è davvero umile, perché riconosce il dono. E riconoscendo il dono, riconosce la sua mancanza, l'essere mancante di qualcosa. Un Dio che mi viene incontro e riempie le mie mani, riempie la mia vita e mi chiede solo di saper tornare a dire grazie. Chi non dice grazie è perché non riconosce il dono o pensa che tutto gli è dovuto, come molti degli uomini o dei figli che ritengono dovuto che la moglie cucini, che la moglie lavi, che la moglie stiri. Poi se lei, oltre a fare la casalinga, fa anche tante altre cose e magari lavora pure, non importa. Perché lo ritieni quasi dovuto, mentre al contrario l'uomo, la donna umile, ringrazia, riconosce che è un dono quello che riceve, che non è scontato, che non è dovuto. Non ti è dovuto nulla, perché tu non sei un Dio al quale è dovuto fare qualcosa. Tutto ciò che ti viene fatto è per un dono, è un dono, è un regalo. Tu non sei qualcuno a cui si deve rendere omaggio, a cui si deve rendere onore, a cui è dovuto prostrarsi, inginocchiarsi, fare l'offerta. Non ti è dovuto questo, ma tutto ciò che ti viene fatto, tutto ciò che ti viene dato, tutto ciò che ti viene concesso è in virtù di un dono che ti viene fatto, ed essendo dono merita ringraziamento. Merita che venga detto grazie, perché quel grazie è un riconoscere il dono ricevuto. Ma non è sempre scontato che così avvenga, e c'è un famosissimo brano del Vangelo in cui questo non avviene, perché ci sono 10 uomini, tutti e 10 malati, malati di lebbra, che vivono come tutti i lebbrosi fuori dal villaggio, fuori dal centro abitato, perché i lebbrosi non potevano vivere a causa della loro malattia nel villaggio con tutti gli altri. Tutti e 10 incontrano Gesù e tutti e 10 supplicano, chiedono la guarigione. E tutti e 10 vengono da Gesù guariti. Tutti e 10 a quel punto, ottenuta la guarigione, si recano al Tempio affinché il sacerdote, il sommo sacerdote del Tempio, riconosca la loro guarigione e li riammetta alla vita nel villaggio. Tutti e 10 vanno a fare questo, ma di questi solo uno torna a cercare Gesù per dirgli grazie. Gli altri 9, dirà Gesù, dove sono? Che fine hanno fatto? E gli altri 9 hanno ritenuto giusto e dovuto che, essendo malati, Dio li guarisca. E per questo non sono tornati a dire grazie, perché ritenevano a loro dovuto essere guariti, perché malati. Uno solo ha riconosciuto che quella guarigione non era dovuta, ma era un dono ricevuto, e quindi è tornato a cercare Gesù per ringraziarlo. Ecco la dinamica del ringraziamento, del tornare a dire grazie. Nulla ti è dovuto.